I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Buongiorno, ben ritrovati amici di Casalotto, eccoci qua come promesso, abbiamo dormito in studio, ecco, di là il nostro Lio, io da questa parte per essere belli freschi e puntualissimi per la puntata della mattina appunto di Casalotto, quindi un bacio, buongiorno al nostro Lio, ciao, sei Ma bello riposato? assolutamente fresco come una rosa, e tu? Benissimo, il mio cuscino, hai visto Ecco, e allora anche. stasera avremo grande fortuna, assolutamente sì. Sì, sarà così. Chiuderemo in bellezza, dai. Ma iniziamo, buongiorno, buon sabato a tutti voi, a tutti coloro che stanno seguendo la diretta, nuova diretta, prima diretta della giornata. Attenzione perché abbiamo questi velocissimi 40 minuti per quanto riguarda le ultime informazioni, le ultime indicazioni valide quest'oggi. E allora, signori, attenzione perché diventa importantissimo questo aggiornamento, un aggiornamento importante che non troverete da nessun'altra parte, ma lo troverete solo in questo portale. Attenzione perché io e Marco abbiamo valutato il meglio per l'estrazione di quest'oggi. In questa settimana assolutamente è andata bene nell'estrazione di martedì, nell'estrazione di giovedì dell'altro ieri, e dopo andremo a vedere anche i risultati. Ma attenzione perché io con Marco abbiamo preparato un semplice aggiornamento che voi tutti quanti potrete ascoltare, perché innanzitutto potrete veramente avere l'ambo, il terno che vi interessa è collegato a un portale molto economico, di conseguenza avrete la miglior chiusura statistica per quanto riguarda questo mese di marzo. E infatti avrete la chiusura di figura 9, importantissima la figura 9, due ambi secchi, avrete l'ambo simmetrico da abbinare al 90. Attenzione perché l'altro ieri a Bari è uscito il 9,69, un ambo simmetrico, ma il nuovo ambo simmetrico sarà da accostare al 90. E poi attenzione, abbiamo il numeretto per il 9,90. Ottima indicazione di gioco, e allora andiamo in redazione. Grazie. Aggiornamento live, questo l'ho aggiornato io personalmente prima di questa diretta. Attenzione all'8934 9434, ripeto 8934 9434, tasto 3, 1,50 euro al minuto da rete fissa, 1,80 euro al minuto dai cellulari. E allora, cosa avrete? Cosa troverete in questo super aggiornamento live? Ricordo che non lo troverete da nessun'altra parte, quindi evitate di cercarlo in internet perché non ci sarà. Avrete i due ambi secchi di figura 9. Ottima la figura 9, anche perché siamo a quota 20 ambi in questo mese di marzo di figura 9 e un terno secco. Perciò attenzione, diventa importantissima questa valutazione. Due
due ambi secchi e la figura 9 sarà la protagonista appunto per il concorso di quest'oggi. Non solo, attenzione, perché avrete l'ambo simmetrico da abbinare al 90, quel 969 che è uscito a Bari è un simmetrico. Attenzione, perché io con Marco, con lo stesso metodo, abbiamo valutato il nuovo simmetrico da accostare al 90. E poi, per concludere questa informazione che veramente tutti voi potete avere, abbiamo il numeretto, è un numeretto per il 990, ruota unica eccellente. E allora, signori, attenzione, perché questa è la chiusura mensile. Tramite l'89 34 94 34 una telefonata semplice, veloce, vi permetterà di avere la miglior traccia, miglior indicazione. Ma signori, attenzione, perché quando voi avrete ascoltato l'ambo alterno che vi interessa potrete chiudere la chiamata e automaticamente avrete risparmiato. E allora via con le vostre chiamate, 89 34 94 34, tasto 3, entrate ed ascoltate con semplicità questa informazione perché è importantissima. Un clarinetto con un trombone, che cosa farà? Suonano insieme a New Orleans, suonano insieme a New Orleans. Oh yes, 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 suonano laggiù sotto le stelle, sulla riva del Mississippi, suonano laggiù sotto le stelle, sulla riva del Mississippi. Yeah, 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 yeah. Suonano laggiù sotto le stelle.
qua. Allora, siamo pronti per la prima notizia di oggi. Speriamo, ecco, sia vero, io ancora non ci credo. Ma sembra che la prossima definitiva abolizione della plastica monouso avverrà proprio dal 2021. Non capisco perché così ci vuole ancora un bel po'. Vabbè, ecco. Almeno entro i confini europei. Quindi, oltre che l'uso di materiali alternativi sintetici, si rilancia soprattutto il caro buon vecchio vetro, che fin dagli anni 60 del secolo scorso era stato sempre più emarginato dalla plastica. Il vetro, quindi, rispetta le qualità organolettiche delle bevande, è elegante, più igienico della plastica e, anche se certamente più pesante e fragile, vive di un'arte propria antica e preziosa. Io spero, però, ti dico sinceramente, Lio, ho la paura, perché come molte cose in Italia, una di queste, ricordavo queste normative europee della telefonia che dovevano venire incontro noi consumatori con tutta una serie di norme, tipo non dovevamo pagare di meno il cambio di operatore, le modem, cioè tutta questa cosa che doveva già partire dal 1 gennaio 2019. In Europa è così, in Italia no, perché molti preferiscono pagare le multe che, certo, no, comunque... con la plastica non lo so come andrà a finire. Anch'io non lo so come andrà a finire, comunque tornando al tuo discorso, perché comunque ci sono troppi interessi da parte di molte persone potenti e di conseguenza cercano sempre di posticipare chiaramente per il loro scopo. Per quanto riguarda appunto la plastica, anch'io mi auguro che sia il più presto possibile, anche se non so se sarà il 2021, però il ritorno del nostro grande mitico vetro, beh, assolutamente lo dobbiamo ammettere che comunque tutto ciò che è contenuto in un vetro ha un sapore diverso, ha il sapore originale che non quello in plastica, perché semplicemente anche la Coca-Cola cambia sapore dalla bottiglietta di vetro alla bottiglietta di plastica. L'olio extravergine d'oliva non si trova nelle bottigliette di plastica, perché c'è un motivo, quindi il vetro è sempre il vetro. Quindi io sarei contentissimo se si potesse tornare appunto da domani al vetro, e io, Clara, ti dico che quando posso acquisto appunto delle bevande in vetro, proprio per quanto riguarda questo discorso. Anch'io speriamo, guarda, speriamo veramente. Allora, adesso speriamo in bene per questa sera. Ci siamo quasi. Beh, assolutamente, dai, lo speriamo tutti quanti, anche perché oggi è l'ultima estrazione del mese di marzo. Il mese di febbraio, con l'ultima estrazione del mese, ci aveva veramente portato tantissima fortuna. E allora, Michele, iniziamo a vedere il doppio 990, il 97790, perché è importantissima questa traccia, questa informazione che avevamo centrato al primo colpo a Napoli col 990, nazionale 990, proprio nella semplicità di questo ambo secco, e nazionale 97790. Un euro sul terno, sono 4.500 euro di vincita. Attenzione, perché c'è anche l'ambo, quindi la vincita va a 4.700 euro. Fantastico col 7790. Ma dopo questo doppio 990 è stato un susseguirsi di trionfi con il 90, dall'11.90 a 28.90 a Milano, addirittura due ambi potevano arrivare interno, ancora con il 30.60.90 tra Milano, Torino e Venezia nell'ultima estrazione. Magari andiamo proprio adesso all'estrazione di questo martedì, partendo dalla ruota del lotto di Palermo con 63.90, ambo secco o ambo nei tre numeri, 36 63 90. Beh, la minestra è sempre quella, ma se dà questi risultati assolutamente la dobbiamo sempre utilizzare. Venezia 45 90, e ancora il simmetrico 30 60 90 60 90 alla ruota di Venezia. Fantastica anche l'estrazione di giovedì, perché il 9 69 9 69, questo è un simmetrico fantastico. Vi abbiamo dato il 9 69
69 Bari-Venezia, è arrivato alla ruota del lotto di Bari, era un ambo perché avevamo 9-69 e il terno 90-66-69. Quindi vedete che se anche l'altro ieri non è arrivato il 90, abbiamo centrato lo stesso in questo caso l'ambo, ma noi confidiamo veramente tanto sul 90 per il concorso di quest'oggi, perché è importantissimo. Allora signori, attenzione, perché abbiamo questa informazione che tutti voi dovete avere, ed è l'informazione di un ambo secco a Cagliari e un terno secco a Roma Bari. Andiamo in redazione perché è importante avere per oggi, che è l'ultima estrazione del mese, solo semplicemente un ambo secco e un terno secco. Seguitemi, grazie. Un portale fantastico è l'895-095, ripeto, 895-095. Dopo il tasto 3 voi avrete l'ambo secco con il 90, siamo alla ruota del lotto di Cagliari. Attenzione, perché Cagliari una ruota attende il 90, ma soprattutto l'abbinamento del 90, guardate signori che è un fantastico abbinamento. Cagliari un ambo per quest'oggi, attenzione, ultima estrazione del mese, ultimo 90 del mese, ambo secco storico di Cagliari con il 90. E poi solo un terno a Bari-Roma, un terno secco di tre numeri, 895-095, tasto 3, entrate ed ascoltate questa informazione veramente importante. Allora, un'altra notiziola qui a Casalotto, parliamo di Van Gogh, nato un giorno come oggi, 30 marzo 1853, oggi i suoi quadri valgono una fortuna, ma pensate che delle oltre 800 tele e 1000 disegni che ci ha lasciato Vincent Van Gogh in vita, riuscì a venderne soltanto uno, tutti gli altri,
donazione fatta per quelli donati, i pochi amici artisti, restarono al fratello Theo, che poi per poi passare al museo Van Gogh di Amsterdam, il più importante, dedicato alle opere di questo pittore, appunto post-impressionista. Animo inquieto, questo olandese innamorato della luce, aveva bisogno di dipingere come di respirare. Davvero di lui possiamo dire che l'arte in primis era una necessità. Si suicidò a 37 anni lasciandoci opere immense e il suo mistero, quel miscuglio di arte e follia che da sempre affascina e inquieta. Ecco qua. Beh, assolutamente, ci ha lasciato dei lavori fantastici, è vissuto veramente troppo poco perché avrebbe potuto fare molto molto di più, ma ciò che ci ha lasciato assolutamente è un qualcosa di estremamente bello, estremamente significativo per quanto riguarda la sua vita. Beh, un personaggio, come tu hai detto, assolutamente inquieto. Gli artisti alle volte sono anche molto molto inquieti, che nella biografia appunto di Vincent Van Gogh hai dato dei numeri, la sua data di nascita, il 3353, che possono essere tre numeri importanti a Cagliari e nazionale, quindi li possiamo tentare in ambo e in terno secco. Questo è un regalo così, eh sì, già di prima mattina, e avete segnato? Beh, ecco, chiaro, se possiamo noi favoriamo anche le persone che magari non possono telefonare, però magari ci guardano sempre, perché no, se si può, assolutamente, noi lo facciamo sempre ben volentieri, anche perché è chiaro che comunque la nostra trasmissione è una trasmissione vista veramente da tantissime persone, da centinaia e centinaia di persone, ed è chiaro che quando è possibile noi lo facciamo. Allora, 3353 nazionale Cagliari, ambo eterno. 3353, ok, quindi speriamo che 800 tele, 1000 disegni siano tutte le vincite, 1800 vincite. Speriamo, che poi c'è anche quel bel 37, l'età quando è morto, sì, Vincent Van Gogh, che con il 53 è una somma 90, 37-53, beh, si potrebbe anche tentare o rischiare la quaterna, se volete lo potete aggiungere al 33-53, sempre a queste ruote. Bello, sì. Ecco qua, secondo regalo praticamente. Va bene, quindi grazie, ma adesso andiamo avanti. Vai. Assolutamente sì, andiamo avanti con una traccia richiestissima, una traccia imperdibile, la traccia di Lotto Segreto, ma prima noi andiamo a vedere il 968 ambo a tutte le ruote, ambo a Bari al secondo colpo di gioco. Questo appartiene a Lotto Segreto, primo colpo l'ho registrato proprio io martedì sera, 968, è arrivato in ambo secco al secondo colpo a Bari, dal Bari Genova. Ecco qua il 968 ambo a ruota, ma attenzione perché c'è anche il 920 come ambo a tutte le ruote, siamo sempre al secondo colpo di gioco. E poi attenzione perché martedì dalla 21-51-81 la ruota nazionale ha dato questo 21-81. Attenzione perché l'otto segreto ha già dato in due estrazioni tre ambi, due a ruota e uno a tutte le ruote. Oggi c'è l'estrazione, ultima estrazione del mese, e allora io vi segnalo un fantastico numeretto 9. Attenzione, ambo eterno con il 9, il classico ambo eterno secco, e attenzione al 9 segreto, un terno di tre numeri. Io credo molto in questo terno secco, valutatelo attentamente perché oggi è l'ultima estrazione del mese e questo terno diventa il terno che tutti voi dovete avere. Seguitemi, grazie. Abbiamo questo fantastico portale in questo sabato mattina, è l'89-22-77, ripeto 89-22-77, dopo il tasso 3 voi avrete un'indicazione formidabile, il 9 con un terno segreto, il terno segreto di fine mese, signori, dedicato a tutti coloro che amano l'otto segreto, altrimenti non chiamate, altrimenti lasciate le linee libere per tutti coloro che amano e che vogliono l'otto
segreto e il classico numeretto 9 per l'ultima del mese, estrazione di oggi, un ambo secco e un terno secco. E allora attenzione signori, perché veramente ce la caviamo ancora con poche indicazioni, le migliori in assoluto. 89 22 77 tasto 3, entrate ed ascoltate questa informazione perché è importante avere questo aggiornamento. Notizia che riguarda il caffè e i cinesi, vediamo cosa c'entrano. Allora, i cinesi bevono in media 3 tazze di caffè all'anno contro appunto le 363 degli americani, per non parlare di italiani e francesi. Ma le cose stanno cambiando e la bevanda tramite Alibaba e altri colossi dell'e-commerce sta entrando nelle abitudini dei consumatori dello sterminato mercato cinese, e così si aprono nuovi scenari economici. Quindi anche loro, se si mettono a bere il caffè quanto gli italiani. Sono 3 caffè all'anno in media, è un dato pochissimo. Ecco perché quando ti capita di essere in giro che vai a berti un caffè in un bar gestito da cinesi fa sempre schifo. Ah sì? Sì, assolutamente sì, non è mai buono perché non lo sanno fare, quindi magari non gli piace neanche e di conseguenza non lo sanno fare. Quindi il vero caffè espresso è una cosa, quello che ti danno in quella tazzina è veramente brodaglia. Sì Clara, assolutamente sì. Però non so fino a quando potrà cambiare, fino a quanto potrà cambiare questo dato per quanto riguarda questo popolo, perché sicuramente hanno delle altre tradizioni e io non so se comunque un popolo abituato a bere in media 3 tazzine di caffè all'anno possa diventare un consumatore di caffè. Penso proprio di no. No, non lo so, no. Non mi sono ancora abituata al caffè italiano. No, secondo me
O sei, non so, da giovane, ti abitui al profumo, al gusto, altrimenti non è facile, perché è un gusto non è molto facile, intenso, molto forte. Molto intenso, molto forte, il vero ristretto italiano, napoletano. È chiaro che comunque per quanto riguarda il caffè è una cosa veramente molto sensibile, per quanto riguarda diversi gusti più o meno carico, meno carico, ma deve piacere, perché a molte persone piace il caffè lungo, o il caffè americano, o molte persone come il sottoscritto non lo sopportano, a me piace il ristretto, di conseguenza io per il ristretto veramente ne vado matto. Ristretto senza zucchero? Senza zucchero, ovvio. È chiaro, perché comunque è bello sentire proprio il sapore del caffè, l'intensità del caffè, l'aroma del caffè. E beh, bisogna essere un po' intenditori di caffè, sì sì. È vero, no, la vedo dura per i cinesi, perché anche in effetti... Sono abituati appunto a questi tè, a questi tisane infusi, matcha, queste robe qua. Un po'. Tè verdi, tè neri, sì, e sì, quindi senza tutte zucchero. Queste, tutte queste cose, assolutamente sì. Anche il tè verde, certo, è comunque una bevanda buona e comunque ha delle caratteristiche sicuramente anche più salutari, però non a tutti piace. Vabbè, vedremo. Vedremo, dai. Allora, intanto ancora pochi minuti, nemmeno 10, quindi approfittiamoli. Assolutamente sì, ora attenzione perché abbiamo ancora una possibilità importante, sì, assolutamente, perché dobbiamo accontentare le amiche e gli amici che prima non sono riusciti ad entrare in questo portale appena aggiornato. Attenzione perché qua avrete veramente il tutto in uno, la migliore informazione, chiusura di figura 9, allora andiamo di là in redazione, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che l'8934 9434 è a vostra disposizione. 1,50 € al minuto da rete fissa, 1,80 € al minuto dai cellulari. Signori, è chiaro che qua veramente potete chiudere la chiamata quando avrete voglia. All'inizio avrete lo speciale figura 9, due ambi, Roma-Torino. Perché a Roma-Torino? Avete visto questa condizione di figura 9? Un triangolo di figura 9 eccellente, perché l'81-36 è un distanziale 45. Allora attenzione, perché io con Marco abbiamo preparato due ambi secchi a Roma-Torino, potete anche unirli in ambo terno secco e non sbaglierete. Sono all'inizio dell'89-34 94-34. Seconda informazione, ambo simmetrico per il 90. È un po' come il 9,69 della ruota di Bari, perché in questo caso quel 9,69 è un simmetrico. Attenzione, perché questo simmetrico è un ambo secco, sarà da abbinare al 90, quindi diventa ufficialmente un terno con il 90. E per concludere, speciale numeretto per il 9,90, unica ruota. Allora signori, attenzione, perché già il mese scorso era andata benissimo nell'ultima estrazione del mese, proprio con il 9,90 doppio a Napoli nazionale e con il 9,77,90 terno alla ruota nazionale. Attenzione, perché questo 9,90 vuole un numeretto, è lui, è quel numeretto che spesso con Marco ve lo regaliamo. Qua troverete questa traccia importante, valida quest'oggi, e allora 89-34-94-34, tasto 3, entrate ed ascoltate questa informazione, perché è importantissimo questo aggiornamento in questo portale. Round and round we go around singing this song. Pain is almost gone and we can carry on. Round and round. Shining so bright.
shining so bright. Just like me and just like you, it comes in you. Molto bene, attenzione, siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa diretta di questo sabato mattina, ma tutti lo vogliono, tutti vogliono questo ambo secco alla ruota del Lotto di Cagliari. Allora attenzione, perché qua abbiamo il 63,90 alla ruota del Lotto di Palermo. Sapete che Cagliari e Palermo sono due ruote diametrali. Signori, questo ambo è un ambo di due numeri da giocare a Cagliari. Nuovo aggiornamento e il terno secco a Bari-Roma. Comunque questo 63,90 è uno dei tanti ambi che abbiamo vinto in questo mese di marzo. Allora, visto che mancano proprio 4 minuti, io direi di fare una cosa: voi chiamate l'895-095 per avere il nuovo ambo a Cagliari con il 90 e il terno di Bari e Roma, e nel frattempo vedrete anche le migliori vincite di questo mese di marzo, perché il 90 è stato un protagonista importante e proprio quest'oggi il 90 chiuderà sempre come alto protagonista. Un ambo e un terno secco, ultimo 90 per oggi, ultima del mese. 895-095, via con le vostre chiamate. Tu sei l'ora in cammino, amica del mattino, il tempo di ogni giorno, casa a cui ritorno. Tu sei l'acqua marina, il verde di collina, la luce di ogni sera sarà sempre vera. È la voce, tu sei di tutti i giorni miei, pensiero che va, che via mi porterà. Tu sei quella aspettata, la donna ritrovata e sempre bella attesa, bellissima sorpresa. Tu sei madre di pace, sorriso che mi piace, mio bosco, mio giardino, e sarà qui vicino. E la voce, tutti i giorni miei, pensiero che va, che via mi porterà.
continuazione alle 14.30 saremo qui, quindi vi aspettiamo perché è l'ultima possibilità di arrivare preparate alle stazioni di questa sera. Bacio! A dopo, mi raccomando, 14.30 sempre da 7 Gold. Bacio, ciao, ciao, ciao.